La crescita che era stata stimata intorno circa all'1,4 e all'1,5 sarà sicuramente, cioè, più bassa, e questo vorrà dire probabilmente che poi nell'autunno forse dovremmo così affrontare una manovra di correzione. Ci auguriamo che ovviamente questa correzione non riguardi tasse o riduzioni di spesa pubblica, perché da quel punto di vista lì siamo già abbastanza provati, no? Sicuramente Piacenza, quindi, come le dicevo, non si discosta da quello che può essere un trend nazionale, e quindi anche qui scontiamo la difficoltà in alcuni settori. Non dimentichiamo che se negli ultimi anni, cioè da tanti anni, anzi da tanti anni, si sta combattendo, voglio dire, contro la grande distribuzione, ormai da un po' di tempo si è affacciato anche il terzo incomodo, che è comunque internet, e che chiaramente ha creato a livello commerciale delle turbative. E quindi ci sono determinati settori che sono abbastanza penalizzati dalla vendita sull'online. Mi riferisco in modo particolare al settore dell'abbigliamento, all'elettronica di consumo, no? Questi sono, ad esempio, settori che sono un po' nell'occhio del ciclone. Quindi che cosa si può fare? Al di là, voglio dire, di pensare in positivo, perché bisogna, insomma, cercare ovviamente di impegnarsi tutti i giorni per venire fuori da questa situazione. Sicuramente l'aspetto, ad esempio, turistico è un aspetto che potrebbe aiutare le economie delle città di provincia come la nostra, no? Inteso in senso di poter portare all'interno della città e della provincia un maggior afflusso di persone. Puntare ad esempio su questo nuovo organismo che è Destinazione Emilia, che è stato creato tra le province di Piacenza, Parma e Reggio, no? E che poi traguarderà, voglio dire, fino sicuramente a Parma, capitale della cultura. Quindi turismo e commercio sono un binomio importante, il commercio può sfruttare alcune leve del turismo, no? E le deve far proprie e cercare ovviamente di accaparrarsi quelle persone che vengono all'interno, voglio dire, delle città oppure dei luoghi o dei castelli che ci sono nella nostra provincia, no? Per sfruttarli da un punto di vista o per indurli, voglio dire, a consumare. Negli ultimi 20 anni i negozi in sede fissa, diciamo, nella città sono diminuiti all'incirca il 17%, e quindi questo è un dato sicuramente che fa riflettere, no? Per questo gli amministratori devono impegnarsi per trovare anche magari incentivi nuovi al commercio, che non sia solamente gli incentivi che possono arrivare tramite i progetti o i bandi della legge 41, no? Le nostre banche devono comunque aiutarci facilitando un accesso al credito, e ci auguriamo che anche, ad esempio, il comparto delle start-up possa aiutare, voglio dire, per una crescita un po' più duratura e costante.